Così come la Lega Nord, anche Forza Italia, nella giornata di venerdì 14 novembre, ha organizzato un incontro a Faenza per promuovere la propria corsa alle regionali di fine mese. Al Museo Internazionale delle Ceramiche, i candidati ravennati Alberto Ancarani, Raffaella Ridolfi, Lorenzo Ferri e Deborah Pirazzini hanno così ospitato l'ex ministro Anna Maria Bernini. Un voto per il Partito Democratico è un voto per il passato. Questo è un modello antico, stantio, un modello che forse un tempo ha funzionato, ma che adesso è stato rottamato dalla storia e dallo stesso Partito Democratico. E c'è lo scandalo però dei contributi, dei rimborsi che ha coinvolto tutti i partiti, uno scandalo non solo giudiziario ma anche uno scandalo etico. Si parla anche di ceni di 500 euro come di scontrini da 1,80 euro. Si dovrebbe cambiare qualcosa oppure no? Senza dubbio, io vengo dalla società civile, sono entrata da poco in politica e non posso dimenticare di essere un avvocato, quindi naturalmente garantista. Però non posso non rilevare come tutto questo faccia apparire la politica ancora più lontana dai cittadini, soprattutto in un momento in cui attraverso la crisi siamo tutti chiamati a fare dei sacrifici. Uno spettacolo del genere non è bello ed è per questo che io chiedo alla giustizia che si applichi a tutti il metodo Bonaccini. Fare in fretta, esattamente come è stato fatto per il candidato presidente Bonaccini che ha ottenuto una rapidissima archiviazione. Mi auguro che questo valga per tutti. Sono però delle elezioni regionali che non hanno un grande appeal nella popolazione. Prevede che questi scandali possano diminuire ulteriormente l'affluenza? Obiettivamente temo di sì, ripeto, è una cosa che dà fastidio anche a me ed è per questo che io chiedo che venga chiarita il più velocemente possibile, che la situazione venga chiarita, che si faccia soprattutto in maniera trasparente una riflessione sulla politica e sul modo di gestire i fondi, peraltro di una politica che ha già detto, noi lo abbiamo votato in Parlamento, di non volere più finanziamenti pubblici. Proprio per questo motivo è fondamentale che le persone capiscano nel momento in cui devono darci un voto che il nostro obiettivo ora è quello di avere massima trasparenza dei conti. In un periodo così difficile con la crisi economica, come fare per le regioni a governare con meno soldi che arrivano dalla finanziaria? Questo è un problema serio, devo dire, questa finanziaria, questa legge di stabilità ha fatto tante promesse ma ne sta mantenendo pochissime. Ha tagliato poco a livello centrale, ha tagliato tanto a livello regionale e comunale, il che può non essere un male se questo significa tagliare gli sprechi. Il vero rischio è che non si taglino gli sprechi ma si aumentino le tasse per i cittadini, mantenendo invariati gli sprechi. Il nostro modello di governo è quello giusto, favorire i partenariati pubblico-privati, il nostro modello intendo quello di Forza Italia e di centrodestra che è alla base della nostra campagna elettorale, togliere potere al pubblico, togliere gli sprechi pubblici di società pubbliche, partecipate pubbliche o a gestione totale pubblica che spesso rappresentano solamente dei poltronifici o delle ridotte di persone che si vogliono mantenere comunque in politica. E garantire al privato la gestione di servizi anche di interesse pubblico, anche di interesse collettivo. Questa è una formula che soprattutto in questo momento in cui è necessario fare la cosiddetta spending review, che altro non significa che una riqualificazione della spesa, spendere bene, spendere meno, spendere bene, è molto importante. Federico Lega, per Faenza Web TV.